Ciao, io sono Antonio e anche oggi, come ogni martedì, nuovo video recensione di alcuni prodotti potteriani. In questo caso sono ben due e dentro questo pacco c'è anche un po' di altra roba per chi non fosse proprio fan potteriano o comunque fosse più interessato anche ai Funko Pop, per dirne una. Ma ragazzi, adesso andiamo ad aprire questo bel pacco. Sono i miei ultimi acquisti che ho fatto su Mini Big World Collectibles. Ve ne ho parlato tanto di recente perché da loro ho preso il mio castello di Hogwarts di Lego. Che ragazzi, qualora foste interessati, potete contattare i ragazzi per averne uno. E ho approfittato delle tantissime promozioni, come ad esempio le spedizioni gratuite con una spesa minima di 50 euro. Poi si può anche applicare un codice sconto come quello mio, che dico con totale disinteresse, serie 5, per avere 5 euro di sconto su 30 euro di spesa che ho utilizzato anch'io. E ragazzi, in questo momento ci sono anche tantissimi sconti sui Funko Pop, su altre cose, Pop a poco meno di 10 euro, quindi ragazzi, tanta tanta roba. Ma ormai conoscete bene i ragazzi di Mini Big World Collectibles, quindi direi di andare subito ad unboxare questa scatola che attende da ben 3 giorni. Tagliamo lo scotch, cominciamo da questo lato, spero di non fare grossi danni. Vediamo se sono riuscito ad aprire questa scatola. Ragazzi, in questa posizione non è proprio la cosa più facile del mondo. Ok, ci siamo, ci sono riuscito. Come al solito, ragazzi, guardate quanto imballaggio c'è all'interno. Tutto ben protetto dai cuscinetti pieni d'aria, quindi ragazzi, viaggiate in una botte di ferro. Ecco qui il bigliettino di Mini Big World Collectibles con tutti i vari recapiti che trovate sotto in info box. E poi ecco che andiamo a trovare i primi articoli. Eccoli qui. Ok, questi ragazzi super super importanti che ho acquistato per la prima volta, non li avevo mai acquistati e adesso magari ve ne parlo un pochino meglio. Si tratta dei Pop Protector. In questo caso parliamo di soft protector, sono quelli lì morbidi in acetato, credo, e sono rivestiti anche da una pellicola protettiva che poi va rimossa per farli diventare belli trasparenti, che però è molto utile durante il trasporto così da non rovinarla. Questa qua costa 1,50 euro la singola protector, acquistandone 10 si ha uno sconto. E ragazzi, trovate tutto naturalmente sotto in info box. Io li trovo molto molto utili e adesso, visto che dentro la box ci sono dei pop, ne andremo magari a provare una così vedremo l'effetto finale. Quindi intanto le mettiamo un attimo da parte e poi le andiamo a recuperare. Allora, direi di cominciare con questo. Questo è proprio un Funko Pop. Ragazzi, ma guardate quanto sono ben imballati questi pop. Io sono sempre stra mega contento. Non ho mai dovuto rimandare un pop indietro, ragazzi. Quindi assolutamente fantastico. Questo è il pop di Sabrina, delle avventure di Sabrina Spellman, la serie di Netflix che a me sta piacendo molto. Ho appena cominciato la seconda parte che è adesso disponibile su Netflix e in questo caso abbiamo Sabrina con Salem accanto, molto molto carina e io direi di approfittarne per andare a provare a questo punto il protector. Quindi lo andiamo a montare molto semplicemente, quindi spingendo in fondo. Ed ecco qui la nostra box, perfettamente a misura di pop. Lo andiamo ad infilare qui dentro, si vanno a piegare le alette e ragazzi, ecco qui il nostro pop. Magari è consigliabile inserirlo al contrario con il fronte da questa parte, così da non far vedere la linguetta che va infilata dentro. Io adesso l'ho fatto così perché sono stupido, però lo andrò a modificare, ma vorrei farvi vedere l'effetto finale. Ecco qui, ragazzi, assolutamente protetto, ottimo, trasparente, quindi quasi invisibile, neanche si nota e sono davvero molto molto soddisfatto. Credo proprio che nel prossimo ordine, anziché due, ne prenderò proprio 10, così da approfittare della promozione, che ragazzi vi ricordo trovate in info box. Comunque molto molto bello questo pop di Sabrina, mi piace tantissimo il pop proprio di Sabrina, quello di Salem, vabbè, è il solito gatto che viene riciclato in tutti i Funko Pop, ridipinto in tutti i colori possibili e immaginabili, ma Sabrina è davvero molto molto somigliante a quella della serie, mi piacciono tantissimo i suoi vestiti e anche i suoi capelli che sono, credo, ripresi dalla seconda parte.
della prima stagione, perché ha questo cerchietto nero che è proprio molto protagonista nella nuova stagione. Davvero molto molto bella, mi andava di prenderlo. Ultimamente sto acquistando anche pop di serie TV che seguo, magari un solo pezzo per ogni serie TV del protagonista, di uno dei personaggi che più mi sta simpatico, e appunto ecco qui Sabrina Spellman. Fatemi sapere voi nei commenti se vi piace questa serie TV, a me davvero tantissimo. Ma andiamo avanti con il nostro unboxing perché c'è davvero tanta tanta roba. Ho acquistato questa, ok, questa è molto molto carina, almeno per me è molto carina. Come saprete, sono fan di Rick e Morty. È uno dei personaggi che si è visto davvero poco, ma che più mi ha colpito in questa serie animata, è il Mister Mi Guardi. Uno dei personaggi, secondo me, più esilaranti di tutte le stagioni, che poveretto viene spinto al suicidio dal padre di Morty. Ed eccolo qui, ragazzi. È in versione lampada. È una lampada molto molto carina. Eccola qui. La marca è Paladone, è naturalmente sotto licenza ed è una piccola lampada. Io adesso la vado a togliere dalla scatola così da mostrarvela meglio, anche perché l'ho acquistata un po' alla cieca, non conoscendo questo tipo di prodotto, ma mi era proprio piaciuto e devo dire che è anche migliore rispetto a quanto immaginassi, perché dalla foto del sito sembrava più piccolina, invece il Mi Guardi è proprio di una bella dimensione. Ed eccolo qui, ragazzi, a me piace davvero tanto, è fatto in plastica. Nella parte bassa della base abbiamo il vano per la batteria che non è fornita e che è chiusa con una vite, quindi in questo momento non posso farvela vedere illuminata, ma sicuramente la vedrete in futuro alle mie spalle, perché è davvero molto molto carina. Qui sul fronte c'è il logo Rick e Morty che va spinto, è un tasto e quindi si va ad illuminare il Mi Guardi. Io lo trovo davvero molto molto carino. E ragazzi, sono disponibili anche altri personaggi, non solo quelli di Rick e Morty, ma anche di altre serie, quindi io direi che ne vale assolutamente la pena. Non ricordo esattamente il prezzo, ma poco più di 10 euro. Davvero molto molto contenuto e mi piace davvero tantissimo. Ma adesso ultimo articolo prima di arrivare alle cose di Harry Potter, e si tratta di un ultimo Funko Pop. Questa volta un Movie Moment, ragazzi. Movie Moment che sinceramente volevo prendere da un po' e finalmente ho approfittato degli sconti per prenderlo. È molto molto bello. Io non sono proprio fan dei Movie Moment, ne ho pochissimi. Quello di Nightmare Before Christmas, ad esempio, è uno, forse il solo. E adesso ho preso questo qui di Aladdin. Questo di Aladdin che mi aveva proprio colpito tantissimo per la sua particolarità, e adesso voglio proprio farvelo vedere per bene. Ed eccolo qui, si tratta del Movie Moment di Aladdin della scena Magic Carpet Ride, quindi la sorvolata del mondo sul tappeto volante. Molto molto bella, lo trovo molto molto dinamico e mi piace tantissimo, sia come è stato riprodotto il tappeto, sia proprio la scena l'attimo che è stato prelevato dal film, quello dove sfiora lo specchio d'acqua, e lo trovo davvero molto molto bello. Mi piace sempre il fatto che all'interno della scatola sia anche inserito uno sfondo, in questo caso abbiamo un cielo con una grande luna. E ragazzi, c'è davvero poco da dire. Il pop di Aladdin è davvero grandissimo. Io avevo già avuto modo di vederlo dal vivo ed ero rimasto davvero impressionato. Il pop di Aladdin bellissimo, quello di Jasmine altrettanto in questa posa così sdraiata sul tappeto, e credo proprio che questo qui però lo metterò fuori dalla box esposto su una mensola. Ne ho davvero tanti, li metto a rotazione, i pop esposti, a volte li metto in cantina, poi li riporto su in camera, dipende dai momenti, alcuni li ho anche rivenduti perché poi dopo un po' mi passa la fissa magari per quella serie, come quelli di Rick e Morty. I pop devo dire che poi mi hanno un po' stancato e li ho ceduti, però adesso ad esempio non ho saputo resistere a questo Mi Guardi, quindi io sono molto molto volubile da questo punto di vista, tranne che su Harry Potter, quello lì sono davvero molto stabile e fisso sulle mie convinzioni. Anche questo Movie Moment, ragazzi, che vi straconsiglio, essendo Disney, andrà sicuramente fuori mercato molto molto velocemente, quindi qualora lo voleste vi consiglio di acquistarlo nel più breve tempo possibile, perché come al solito questi Movie Moment salgono velocemente di prezzo e diventano quasi introvabili. Ad esempio, quello di Nightmare Before Christmas al momento si trova intorno ai 50 euro, quando qualche mese fa si riusciva a prendere anche a 25. Quindi ve lo straconsiglio. Ma adesso passiamo alla cosa che forse più aspettavate.
Ed eccoli, finalmente mi sono deciso, ho acquistato le pupposchette della serie di Harry Potter. Io so che a voi non piace tantissimo quando vengono un po' stravolti i personaggi, perché ad esempio amate molto i pop perché riprendono le fattezze degli attori dei film. Quando magari vengono reinterpretati, storcete sempre il naso, come è successo con le Kufig. Io invece sono molto molto di larghe vedute, secondo me è bello anche vedere versioni alternative del mondo di J.K. Rowling. E in questo caso parliamo proprio di una versione molto più manga, passatemi il termine, dei personaggi di Harry Potter. E ho deciso di prenderne due. Ho preso quella di Draco Malfoy e quella di Hermione Granger. Perché ho preso queste? Perché sì, erano disponibili anche Newt e Harry, però sono davvero stufo di avere sempre gli stessi personaggi esposti, quindi ho voluto un po' variare. Sono super super curioso, quindi direi subito di cominciare da Draco Malfoy per vedere come sono queste. Ok, aperte, quindi adesso possiamo tirarle fuori e vediamo come sono, come si presentano. Oh, ok, sono tutte smontate. Quindi adesso le vado a montare e ve le mostro così vi evito tutta la fase noiosa del montaggio, anche se è la mia preferita. Pronte! È stato davvero semplice, sono pochi pezzi, quattro pezzi, abbiamo la base, il corpo, la testa e le mani, quindi molto molto veloce da montare, ma ragazzi sono davvero super super soddisfatto. Guardate quanto sono belle, sono anche abbastanza grandi, io credevo fossero più piccoline. Sono molto molto grandi e mi piacciono tantissimo gli occhi di queste pupposchette perché hanno degli occhi davvero molto molto particolari. Sono inseriti all'interno della plastica che forma il viso, non sono dipinti, sono proprio una parte aggiunta dall'interno, si vede bene, e sono davvero molto molto belli. Sono molto grandi, ma sono davvero super dettagliati. Hanno la pupilla, l'iride, hanno anche il riflesso attorno all'iride, quindi molto molto belle. Sono molto espressive e dipinte davvero super super bene. Quella di Hermione mi piace tantissimo, ha la bacchetta che riprende quella del film. Si vede attorno alla bacchetta che è molto sottile, ma si vede il filo d'erba, il filo del rampicante che si avvolge attorno alla bacchetta proprio, al corpo della bacchetta. Non so come spiegarlo, ragazzi, credo che si sia capito. E poi ecco che stringe tra le mani anche i suoi libri, i suoi amati libri di scuola. Ma è molto molto bella. Si intravede anche il cardigan al di sotto della toga. E poi ha anche la cravatta di Grifondoro. I capelli sono molto belli. La testa è davvero super super pesante. Ma è molto ben bilanciata, infatti si incastra perfettamente nella sua basetta dove è riportato anche il logo Pupposket, la dicitura, e sta perfettamente in piedi, si incastra alla perfezione, non resta neanche un po' di spazio tra l'incastro e i piedi. E devo dire, ragazzi, che sono molto molto belle. Sicuramente è molto bello avere tutti i personaggi. C'è Newt, c'è Ron, c'è anche Harry. Quindi chi volesse può acquistare tutto il set. E poi qui invece abbiamo Draco. Draco con questi capelli biondi, tutti gelati all'indietro. E anche in questo caso gli occhi azzurri davvero molto molto vivi, molto belli. E anche lui stringe nella mano la sua bacchetta, che anche in questo caso riprende la forma di quella che abbiamo visto nei film. Molto bella la sciarpa di Serpeverde, così che ondeggia quasi spinta dal vento, molto molto dinamica. E così come anche la sua tunica che sembra quasi svolazzare, sembra proprio che ci sia del vento che stia sollevando tutto, quasi come se l'incantesimo che sta per lanciare stia magari agendo sulle condizioni atmosferiche attorno a lui. Quindi davvero molto molto belle, mi piace, sono davvero molto ben realizzate, dipinte alla perfezione, non c'è una sbavatura, non c'è nulla, molto espressive, addirittura Hermione ha le sue gote un po' arrossate, davvero mi piacciono moltissimo, molto pesante, anche in questo caso guardate la gonna che svolazza, la gonna da studentessa, sono davvero molto molto ben dettagliate. Io le ho prese anche sotto consiglio dei ragazzi di Mini Big World Collectibles che me ne hanno sempre raccomandate, ma io non ho mai ceduto e invece questa volta ho ceduto e credo di aver fatto molto molto bene. Sono davvero molto contento di aver aggiunto questi due pezzi alla mia collezione. Probabilmente acquisterò anche
qualche altro pezzo, magari proprio anche Newt ed Harry, perché a questo punto sono molto molto curioso. Esistono anche di altri personaggi, come ad esempio le principesse Disney, che magari a molte di voi potrebbero interessare, ma non solo, anche altri personaggi ancora, quindi vi consiglio sempre di sbirciare sul loro sito perché arrivano sempre gran belle novità. Ragazzi, a questo punto io vi chiedo di dirmi nei commenti qual è la cosa che più vi è piaciuta. Fatemi sapere se voi avete già delle Q-Posket o se ne avete acquistate magari di altre serie, non solo di Harry Potter. Sono sempre super interessato a leggere le vostre opinioni. Come sapete, rispondo sempre. È sempre molto molto bello interagire poi dopo il video sotto nei commenti. E naturalmente vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo il codice SERIA5 per avere 5 € di sconto su una spesa minima di 30 su Mini Big World Collectibles. E niente, io mi sa che adesso vado a preparare la mia nuova lista dei desideri su Mini Big World per il mio prossimo acquisto. Ormai sono dipendente da eShopping, aiutatemi. Ragazzi, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!